Cari amici, partigiani dello Zoppo e della Garibaldi, rappresentanti dell'ANED, signor rappresentante del governo, rappresentanti delle forze sindacali. Per il secondo anno consecutivo siamo costretti a celebrare la festa della liberazione in forma ristretta, senza la partecipazione di tanti cittadini che hanno sempre onorato con la loro presenza i valori che discendono da questa ricorrenza del 25 aprile. Udine e con essa tutto il Friuli hanno partecipato attivamente a quella stagione di lotta. Lotta per liberarci dalla dittatura fascista e allo stesso tempo periodo in cui sono stati definiti i valori che poi avrebbero trovato la più alta espressione nella stesura degli articoli della nostra Costituzione repubblicana. Fu una lotta cruenta, con migliaia di morti e feriti. Le vittime non si contarono solo all'interno dei combattenti, ma anche tra la popolazione civile, uccise anche da criminali rappresaglie da parte delle forze nazifasciste. Per questa gloriosa lotta, la città di Udine e per lei tutto il Friuli furono insigniti con la medaglia d'oro alla Resistenza. Quali sono gli insegnamenti che ci giungono da chi lottava per la libertà? La democrazia, cioè l'insieme delle regole che permettono il confronto tra portatori di vari interessi della nostra società. Confronto pacifico e, come dice la parola, democratico. Il rispetto dell'avversario, che non deve essere umiliato, ma ascoltato attraverso le dinamiche del confronto. E poi, soprattutto, il grande valore della pace, come obiettivo sempre da preservare e perseguire, perché rappresenta il valore più alto per tutti gli stati di questo mondo. Cari amici, onoriamo i caduti per la lotta di liberazione. Coltiviamo questi valori. Viva la Resistenza democratica, viva Udine, viva il Friuli!